Giuliano Cultraro è stato innanzitutto un amico, un compagno, diciamo, di battaglie per la difesa dei diritti, per l'affermazione del valore della legalità in questa nostra città. È stato un dirigente sindacale che ha condiviso insieme a tante altre persone di Niscemi battaglie per la rinascita sociale, economica, culturale della nostra città. E certamente la sua mancanza ci ha lasciato un vuoto. Era un dirigente ponderato, prudente, ma nello stesso tempo rigoroso, perché alcuni valori non potevano essere, diciamo, messi in discussione, i valori a cui lui credeva e a cui altri credevano, attorno a questi valori certamente lui è stato considerato anche un punto di riferimento. Quindi questa notizia che così ci amareggia tanto, ci intristisce, ci fa sentire in questo momento vicini certamente alla famiglia, al dolore della famiglia, e noi ci stringiamo attorno a questo dolore. Anche per me Pino Cultraro è stato un amico, ma contrariamente al sindaco ci siamo conosciuti tardi. L'ho conosciuto nel 2000, all'inizio dell'anno 2000, lui veniva nominato segretario della Camera del Lavoro di Niscemi e, come è stato detto prima, cercava di arricchire ogni tipo di iniziativa con degli elementi culturali. Io ricordo nel 2005, nel gennaio del 2005, quella strepitosa manifestazione sulla legalità, "Niscemesi basta con l'illegalità", era il titolo, che ha avuto un grande riscontro, e la relazione che lui ha fatto in quell'occasione è un documento molto importante, perché tracciava un itinerario che partiva dal 1983 ai nostri giorni, dove praticamente venivano indicate le varie tappe del malaffare e dell'illegalità. Per me personalmente Pino Cultraro è stato un carissimo compagno, e questa parola desidero arricchirla, oltre che dalla componente politica, io direi dalla componente affettiva. È stato un bravissimo compagno di viaggio, perché anch'io ero rientrato nel 2000 e assieme ci hanno fatto conoscere e assieme abbiamo collaborato a parecchie iniziative. Era una persona molto aperta, tant'è vero che tutto ciò che lui faceva lo si programmava all'inizio dell'anno e poi si cercava di arricchire, soprattutto con mostre fotografiche. Totò Ravallo è stato un altro compagno di viaggio in questo nostro decennio, che ha visto protagonista una Camera del Lavoro che sicuramente ora avrà parecchio da fare affinché non venga, diciamo così, perduto tutto quello che è stato fatto. Ripeto, per me è stato un caro compagno di viaggio e non posso fare almeno, oltre che a unirmi al dolore dei familiari, della moglie, delle figlie, della mamma soprattutto, dico soprattutto perché anche lei 20 anni fa ha perso il marito nelle stesse condizioni di Pino, e a lui non posso che augurare un meraviglioso viaggio.